Belle non lo sono affatto. Comode, forse sì, eppure le Dad Choice Dad Sneakers, letteralmente le sneaker di papà, sono il nuovo imperativo di stagione. Abbandonato il super stiletto dal tacco vertiginoso, le scarpe sportive, grosse e un po' brutte, si sono guadagnate il loro posto al sole, tornando ad appassionare designer e trendsetter di tutto il mondo. Sembrano ripescate direttamente dalla scarpiera anni 80, queste choice del momento, che cambiano forma e stile senza mai perdere un briciolo del proprio appeal, merito o colpa della pleasure, chissà. La tendenza sporty kick che da qualche stagione imperversa in strada e in passerella. Ingombranti, oversize, massicce, con inserti e colori a contrasto, con la loro suola spessa hanno da tempo catturato il cuore di fashioniste e modelle come Chiara Ferragni e Bella Hadid, Hailey Baldwin, Kendall Jenner, che le indossano indistintamente sotto jeans, tailleur eleganti e abiti da sera. E se è vero che a sdoganarle in passerella sono stati Balenciaga, con le sue triple S da $890, Gucci, con il modello Riton e Louis Vuitton, che alla Super Sneaker Art Week da 1.000 dollari ha dedicato addirittura uno store. I precursori delle Dad Choice sono stati brand come Adidas e Nike, che già un anno fa hanno iniziato a proporre i loro modelli cult. Qualche esempio: le Adidas Yeezy Vaporrunner 700 o le Nike Vapor Max, per non parlare della re-edition della Nike Air Force 1 create in collaborazione con Virgil Abloh, fondatore di Off-WHITE e direttore artistico delle collezioni Uomo di Louis Vuitton. Punto retro, dalla Peal Unisex e soprattutto comode, le Dad Choice piacciono per la loro capacità di adattarsi a ogni esigenza. E pazienza se fanno storcere il naso alle abitue del tacco 12. Quello che conta è che vanno bene per una passeggiata in centro, per una cena tra amici, e anche per andare in ufficio. Se si ha in programma una serata da red carpet, però, meglio lasciarle nella scarpiera. Punto. Se vi state chiedendo perché piacciono, la risposta è un mix di sapore vintage, gusto genderless, trend sportivo e street stile americano. E, naturalmente, piacere di usare. Usare indossandole ad una sfilata, assieme alla gonna corta o lunga. Usare indossandole con un completo formale. Usare abbinandole ad un pantalone skinny in pelle. Ovviamente si portano, anche con i pantaloni della tuta, a rischio che l'abbinamento risulti fin troppo scontato.